Ciao a tutti ragazzi, io sono Leonas e quest'oggi siamo tornati su Dragon Ball Z Dokkan Battle. Quest'oggi andremo ad affrontare Broly Super Saiyan di terzo livello, ovviamente in suo evento, con il Team Super, quello che vedete qui davanti a voi. Ovviamente ho fatto delle pull, dei pull off camera, e ragazzi guardate chi mi è uscito, ok, qui facciamo tutto normale, e mi è uscito Broly Super Saiyan di terzo livello. Ovviamente è tutto, l'ability è abbastanza bassa, ovviamente ability free ancora, non ho trovato la seconda copia, SA1, lo porterò su quando nei prossimi giorni mi metterò lì a prendere tutti i Broly fisici e fare diventare piano piano con tutto l'evento Broly Super Saiyan di terzo livello e gli darò tutto in pasto per l'SA. Detto questo, andiamo subitissimo ad affrontare l'evento, anche perché con questo team non dico che è complicato, ma semplice no, perché comunque abbiamo molti meno HP rispetto ai team scorsi che ho portato qui sul canale. Sto parlando quasi, se va bene arriveremo sui 200k di vita, quindi è davvero poco. Cerchiamo di trovare il friend adeguato, più che altro spero di trovarlo full ability, ma sarà davvero dura. Ovviamente se facevamo il team extreme ce lo avevamo subito pronto, ma porterò anche il team extreme sul canale nel prossimo video, se non è nel prossimo è in quello dopo ancora, porterò il team full extreme contro Broly Super Saiyan di terzo livello. Dopo aver portato super giù, eccolo qui, perfetto, guardiamo l'ability. Perfetto. Ok raga, il team è questo. Vegeta quarto livello ancora è da fargli l'awaken. Ovviamente oggi sto registrando che è venerdì, domenica gli farò l'awaken. Quindi quando uscirà questo video, per l'appunto venerdì domenica, uscirà di domenica questo video, io domenica gli avrò già fatto l'awaken. Il team è questo, mi manca Gotenks e Super Saiyan 3 fisico, come al solito. Non perdiamoci in chiacchiere, andiamo subitissimo ad affrontare il nostro evento. Abbiamo 199.000 HP, quindi davvero davvero pochissimi. Cercheremo di giostrarci al meglio possibile tutti gli strumenti, perché non vogliamo assolutamente perdere. Ovviamente ci sono PG che fanno davvero tanto danno. Ho preferito mettere Vegeta Blue come leader, anche perché è full ability ed ha un ki in più e 10% di stats in più rispetto all'STR, che ancora, anche se è a 10 quasi a full ability, non full ability, cioè ability 3, perché ancora il quarto PG non è uscito, però ho preferito mettere lui perché comunque dà sempre quel 10% in più che non fa mai male. Ok, andiamo così. Guardiamo, perfetto, Vegeta fa la nostra special. Ok, la special la fanno tutti ragazzi, quindi guardiamo un pochino quanto danno riusciamo a fargli. Ok, lui ci fa tanto male, già è come partenza 20k è tantino, perché comunque, lo ripeto, abbiamo un team con vita scarsa. Porto questo team che sicuramente non verrà utilizzato da tanti, perché comunque è un team che prima di giocare questo ce ne sono altri 100 di team, 100 che modo di dire, che potete giocare al posto di questo, però comunque è un team carino che comunque vi fa divertire e a volte vi può fare anche girare i zip day, perché se perdete per il fatto della vita. Ok, comunque l'abbiamo sconfitto nella prima tornazione, come vedete, anche se Vegeta S a 10 non fa tanto danno, però comunque è sempre un PG valido, anche perché tanca e può anche counterare. Perfetto. Guardiamo qui come fare. Lasciamo così. Ok, cerchiamo di disintegrare Paragas in un colpo solo, anche se la vedo dura, però dobbiamo cercare di riuscirci raga, davvero dobbiamo cercare di riuscirci. Dobbiamo cercare di arrivare all'ultimo step di Broly con tutti gli strumenti. Non perché vedete anche Gogeta gli fa poco danno, davvero pochissimo. Vediamo il nostro Gogeta quanto danno riuscirà a fargli. Poco anche lui, forse. No, invece gli ha fatto più di Gogeta. Ci fa anche l'additional, ragazzi. Perfetto. Ci fa anche l'additional.
Ok, guardiamo un po' se riusciamo a sconfiggerlo. Perfetto, terzo step. Ragazzi, stiamo andando più veloce rispetto al team Metamor tra poco. Ok, questo ci sarà da... Ci sarà da un po' da incasinare. È un po' incasinato questo round, anche perché il nostro Goku non riuscirà a linkare per bene. Comunque, giochiamocela in questo modo, anche perché così lui riuscirà a fare la special e lo stesso vale per il nostro Gokens. Io qui utilizzerei già uno strumentino, che dite? Non voglio rischiare, come dite, di prenderlo in quel posto, perché comunque, raga, non è un team che ha tante possibilità di vita, perché comunque nemmeno 200k. PG che va bene, sì, sono forti, ma come leader Vegeta Blue con 50% di stazze e basta, raga, è davvero pochissimo rispetto al 120% di, che ne so, di team Super Int o che ne so, oppure le stazze del team Metamor, è davvero pochissimo. Infatti guardate, 113 dopo qualche livello, 113 a tolto. Perfetto, se non c'era Gotenks, ragazzi, ecco, vedete, meno male ho usato lo strumento. 50.000, 50.000, con Rayame, ragazzi, meno male l'ho utilizzato. Io direi di utilizzare anche un Senzu, perché comunque è... Tanto, se non è ora, al prossimo turno andrà utilizzato, quindi per non rischiare che finisca male, utilizziamolo. Utilizziamo tutti i key a disposizione, anche perché se adesso lo shotteremo con Gogeta cambierà tutto nel prossimo ed ultimo step. Guardate quanto danno ci fa, raga, 25k d'attacco, cioè è qualcosa di incredibile. Incredibile. 98 e ha fatto, raga, 98, ma stiamo scherzando. Dai, ti prego, Gogeta, uccidilo te, dai. 180, dai. Vabbè, Vegeta non ci conto nemmeno, perché ancora, vabbè, infatti più che di Gogeta. Va bene così, raga, diamogli 4. Qui, raga, ce la rischiamo. E io direi di andare di un altro strumento, raga, di un altro strumento. Spero che Goku lo shotti, ma la vedo dura. La vedo dura. Se ci fa così poco danno come nello scorso turno, sto parlando ovviamente paragonato ad altri PG, siamo messi abbastanza male. Dai, Goku, devi shottarlo, obbligatoriamente devi shottarlo, e ci credo. Perfetto, grande Goku. Ultimo step, Broly Super Saiyan di terzo livello, 7 barre di vita, tap. Ok, guardiamo adesso ovviamente di fare il più danno possibile, anche perché con questa turnazione, ragazzi, siamo messi davvero benissimo. Davvero benissimo. Ci abbiamo 3 PG della Madonna qui davanti a noi. Perfetto, ovviamente i key, guardate, qui, cioè, da qualsiasi parte che vado mi tocca dargli tutto, perché non c'è verso. Diamo i gialli, non saprei che cos'altro dargli. E qui vado. Io direi di andare proprio così, che dite? Come ho detto, non voglio rischiare, anche se utilizzerò tutti gli strumenti, non voglio rischiare. Ovviamente voi, se avete un team migliore del mio, cosa che non escludo, perché comunque io ho Vegeta, non a tour, non ho APG, comunque Gotenks Super Saiyan 3 non ho il fisico, quindi già anche se il tech è abbastanza buono, però non regge il confronto con il fisico, quindi perfetto, Vegeta, perfetto. Quindi, ragazzi, se ovviamente potete avere un team migliore del mio, ragazzi, lo stiamo shottando in un turno, incredibile! Incredibile, guardate quanta vita gli è rimasto in un turno, raga! Assurdo, adesso per completare l'opera, Rayhammer, ok, adesso me la sono buffata, non lo shotteremo in questo turno, ci scommetto, non lo shotteremo. Comunque, direi di andare così. Forse è meglio così, guardiamo se con Vegeta gli tira più special e gli fa più danno. Damogli un key anche a lui e questi due blu per Vegeta. Ok, speriamo che adesso ci vada bene e che gli facciamo tanto danno. Il crit, guardate ragazzi, che spettacolo, che spettacolo. Ci sta andando davvero davvero bene. Non pensavo che reagisse così questo team, perché comunque guardate. Lo sta facendo fuori Vegeta, contro ogni aspettativa, vabbè, a parte i 100 danni che gli fa. Perfetto, raga,
evento terminato, questo team ovviamente vi consiglio di giocarlo. Se avete dei team migliori, che come per esempio potrebbe essere il Super Int, il team Metamor, il team Super Tech, il team Super STR o qualsiasi altro team che ritenete sia migliore, ovviamente utilizzatelo. Comunque, se volete utilizzare questo team per divertirvi oppure per cambiare, eccomi qua raga, ho dovuto stoppare la registrazione per motivi tecnici. Comunque l'evento è terminato, è andato a buon fine ovviamente, ma abbiamo vinto come avete visto prima che mi si stoppasse il video. Comunque io direi di mettere lui, no, non lui, lui come schermata saluto, e vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, a mettere un bel like e un commentino qua sotto se il video vi è piaciuto. Vi invito a guardare tutti gli altri video che ho portato sul canale, e ovviamente se vi piacciono anche quelli mettete un bel like e un commentino. Noi ci vediamo ad un prossimo video e ciao a tutti.